Sant'Angelo è qui la festa. Alba Chiara e tanto altro. Stasera Vasco Rock Show. Gli ambulanti felici di essere qui. È il 1° maggio del 2024, intanto auguri di buon 1° maggio, appuntamento anche in un giorno festivo con l'informazione di cui Licata TG. Oggi è festa doppia a Licata, si festeggia il 1° di maggio, ma soprattutto cominciano le feste di maggio dedicate a Sant'Angelo, il santo protettore della nostra città. Da stamani bancarelle aperte, tanta gente già in giro. Abbiamo intervistato l'assessore allo sport, turismo e spettacolo, Maria Sitibondo, che coordina le iniziative della festa. Ascoltiamola. L'occasione per ringraziare tutte le associazioni di safety and security che stanno partecipando per una realizzazione in sicurezza della festa, festa che parte oggi, le bancarelle hanno appena aperto, quindi è possibile svagarsi, passeggiare e fare shopping tra gli immancabili stand. E stasera inoltre avremo il concerto del 1° maggio qui in Piazza Progresso a partire dalle 21:30, la Vasco Rock Show, la tribute band dedicata al famosissimo rocker Vasco Rossi, appunto farà ballare, saltare la nostra piazza, e quindi ribadisco l'invito, ci vediamo stasera alle 21:30 in Piazza Progresso. Grande impegno da parte della Protezione Civile, ben 130 volontari schierati dalle prime ore del mattino di oggi per garantire sicurezza e per fare in modo che i 6 giorni di festa si svolgano senza particolari incidenti, almeno è quello che ci auguriamo. A descrivere in che modo opereranno per tutti e 6 giorni è Tony De Marco, responsabile comunale di Protezione Civile. Vediamo. Siamo già organizzate per questi eventi che ci saranno in questi 6 giorni, siano per quanto riguarda le bancarelle diurne e anche la sera per quanto riguarda poi gli eventi canori che ci saranno. Naturalmente per Sant'Angelo il giorno 5 ci sarà tutta un'organizzazione più abbondante di volontari per seguire la manifestazione. I corsi principali sono ovviamente chiusi al traffico, ci sono i varchi e c'è chiaramente un intervento anche di eventuale primo soccorso. Sì, noi abbiamo una postazione PMA, cioè postazione medico avanzata alla piazza Matteotti, più ci sono 2 autoambulanze sempre presenti per quando dare assistenza, c'è la Croce Rossa, l'associazione Croce Rossa che darà assistenza sanitaria, più tanti altri che sono predisposti per dare aiuto alla popolazione. Alba Chiara, Colpa d'Alfredo, Una canzone per te, sono alcuni dei brani più famosi del Vasco nazionale Vasco Rossi. Stasera per il concertone del 1° maggio a Licata che ritorna ci sarà una cover band, il Vasco Rock Show. È una cover band di Vasco Rossi che allieterà la serata di quanti sicuramente vorranno riempire la piazza Progresso per ascoltarli. Sono in viaggio, abbiamo sentito proprio mentre viaggia verso Licata Massimiliano Iannino, che è il leader della band. Ascoltiamolo. Siamo in viaggio
Eccoci qua, a guida Raffaele, il furgone avanti, noi stiamo arrivando a Licata, il viaggio è lungo, ma ce la faremo, quindi ci vediamo stasera, tutti pronti, mi raccomando, il concerto inizia e vogliamo tutti lì vicino, eh? A dopo! Veniamo qui da tanti anni, siamo felici di esserci anche perché Sant'Angelo richiama tanta gente, c'è la possibilità di lavorare. Lo dicono alcuni degli ambulanti che affollano le vie del centro cittadino dando vita alla Fiera di Maggio. Lo ricordiamo, sono presenti oltre 200 bancarelle. Ascoltiamoli. Da tanti anni che veniamo, di più di 40 anni che vengo qua a Licata. E stiamo aspettando questa, oggi è la prima giornata della fiera di Sant'Angelo, della fiera di maggio qua a Licata, e aspettiamo che in questi giorni come andrà. Siamo qui perché è una festa del nostro santo patrone, è più di 10 anni che la facciamo, ho voluto portare i miei articoli, ho un abbigliamento da bambini, e li ho voluti portare quest'anno qui in occorrenza della nostra festa. Lo deve al cliente, ormai è da molto tempo che veniamo, quindi dovrebbero essere buoni, almeno oggi è il primo giorno, però dovrebbero essere buoni. Già la gente comincia a venire, speriamo bene. Fortunatamente è legata a questo santo che è miracoloso secondo me, che attira veramente molto, molto, ma molto pubblico. Ecco Sant'Angelo il giorno 5, poi a 6 è molto spettacolare. Anche qui che stanno dicono che forse un po' meno i palammari, queste cose qua, però la gente è sempre Sant'Angelo, inutile che vogliamo, viene, va. E il tempo mite è sicuramente venuto incontro a questo primo giorno dedicato alla festività in onore del patrono di Licata, Sant'Angelo. Oggi bel tempo, c'è stata una leggera pioggerellina soltanto nelle prime ore del mattino, però poi il tempo è decisamente migliorato. C'è caldo e questa è la previsione per tutta la giornata, quindi le iniziative potranno essere svolte regolarmente. E ora, dopo aver dedicato buona parte del nostro giornale di oggi alle feste di maggio, cambiamo argomento. C'è un bel appuntamento in programma per domenica sulle spiagge di Licata, quando le associazioni Visita Agrigento e Canat daranno vita nuovamente a una giornata di trekking, parlando degli sbarchi e degli approdi sulle spiagge di Licata che si susseguono ormai dal tempo dei Fenici. Infatti il titolo dell'iniziativa è Fenici, Greci, Arabi e poi lo sbarco alleato. L'appuntamento appunto è per domenica mattina. Coloro i quali volessero iscriversi non devono alla passeggiata, non devono fare altro che inviare un messaggio a WhatsApp a questo numero 380 798 5180. E adesso cambiamo argomento. Ben 100 ricercatori di 13 università italiane si sono dati appuntamento a Realmonte, la città della Scala dei Turchi. Ancora una volta si tratta di un importante momento di promozione di questo sito fondamentale conosciuto in tutto il mondo. Vediamo l'intervista. Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ospita oggi 14 università italiane e il CNR e 100 tra docenti universitari e dottorandi di ricerca. Siamo qui per la ricerca che stiamo portando avanti sul patrimonio, sull'archeologia, sui paesaggi, sui beni culturali. E la nostra presenza anche questo pomeriggio a Realmonte, alla Scala dei Turchi, testimonia di un interesse vero dell'università, di queste università italiane che si occupano oggi di ricerca scientifica nel nostro territorio, per portare avanti delle iniziative anche con l'amministrazione comunale. Continua la nostra azione amministrativa, un'azione che è improntata alla ricerca, alla scienza, alla promozione del territorio, che deve passare necessariamente per la naturale vocazione della Scala dei Turchi, che è senza dubbio un sito, un geosito recentemente, candidato a diventare bene UNESCO.
ecco, che deve attirare quel mondo della ricerca, il mondo dei ragazzi, della scienza. Solo così si potrà fare un futuro e solo così si potranno creare quelle condizioni che le amministrazioni comunali devono garantire di crescita reale. Giusy Grillo e Antonietta Carruba, amministratrici del gruppo Noi Amiamo Licata, un gruppo Facebook al quale sono iscritti decine di migliaia di utenti della rete, sono le ospiti di Maria Bernasconi nel programma Ne Vogliamo Parlare, l'appuntamento da non perdere per questa sera sul canale YouTube di Qui Licata a partire dalle 19. E concludiamo con lo sport, calcio giovanile. È andata male purtroppo alla Santa Sofia Licata, che ieri giocava a Ribera con il Città di Ribera la finale del girone del campionato regionale Under 17. Hanno vinto i padroni di casa per 3-0, malgrado le tante occasioni avute dai ragazzi di Licata allenati da Daniele Mulè. In ogni caso rimane una stagione straordinaria da incorniciare per la compagine licatese. E con questa notizia chiudiamo qui l'appuntamento odierno festivo di Qui Licata TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a venerdì. A presto.